Mettiamola così. Pure voi però non è chiaro cosa vogliate fare, perché sembra che vogliate raccogliere tutti quelli che sono contro Renzi per poi in futuro allearsi con Renzi. Ma noi invece vogliamo fare una cosa molto chiara, e io mi stupisco che ancora i commentatori pensosi dell'unità della sinistra non si siano resi conto. Non so se in questi 3 anni erano su Marte, ma il centro-sinistra unito, 2015, 2016, 2017, ha inanellato delle catastrofiche sconfitte, con vittoria qualche volta del 5 Stelle, quasi sempre della destra. Quali sono per queste sconfitte? Quali sono queste sconfitte? Ah, non lo so, 2015, Regione Liguria, la botta in Veneto, qualche, diciamo, comune, 2016, Roma, Torino, il centro-sinistra perde 19 ballottaggi su 20, 2017, ecco, tutto questo, dati alla mano che può leggere un bambino, che sono veri a Pistoia, a Piacenza, a San Giovanni, a Roma, ovunque, i dati dicono che c'è un buon 20-30% di elettori di centrosinistra che non vanno a votare. E lei se li vuole andare a prendere? Perché non si riconoscono. Direbbe, un sostenitore dell'attuale PD che doveva essere unito quel centrosinistra, però poi c'eravate sempre voi che mettevate distinguo, Cofferati a Genova, la lotta interna contro la leadership di Renzi, e lui direbbe siete voi che avete indebolito il centrosinistra. Ma non lo so, si può anche dire così, io so soltanto che il comizio finale l'aspetto, sono andato a farlo io, a Genova sono andato io, Renzi non c'è andato, quindi ci abbiamo messo della gran lealtà, mentre testardamente dicevamo ma vogliamo fare una riunione e parlare di quel che sta succedendo? Qui si sta confondendo, da tanti commentatori, si sta vendendo come una possibile ipotesi la sinistra vince la destra, una cosa che è già avvenuta e alla quale bisogna mettere rimedio. Qui siamo già dopo, dice lei. Siamo già dopo. Bisogna onorevole, mettere se la interrompo. Ripercorro i segnali di crisi che lei ha individuato. Allora, Consip, gli hanno dato la solidarietà in tanti a Renzi, Franceschini, Alfano, molti politici, molti commentatori, e indubbiamente emergono delle vicende strane. Lei che idea si è fatto? Ah, mi sono fatto una semplice idea. Io credo, mi auguro che la magistratura, perché a questo punto tocca a lei, chiarisca le due cose. Uno è se ci sono state deviazioni in questa indagine, sarebbe una cosa gravissima e serissima. Due, la sostanza di quel che è successo. Perché, adesso scusate, la dirò così, ma se hanno fatto tirar via le microspie alla Consip, non sarà stato Gene Gnocchi, sarà stato qualcuno. E bisogna sapere anche questo. Dopodiché qualcuno avrà avvisato chi ha tolto le microspie. Ecco. È sotto accusa su Quindi io credo che vada a questo punto la chiarezza vada fatta in tutte e due queste fattispecie, queste direzioni. Ricaviamo però che davanti all'opinione pubblica viene fuori il rischio di deviazione nei corpi dello Stato. Sì, Renzi dice di non aver utilizzato la parola complotto, l'hanno utilizzata molte persone vicine a lui, però dice qua c'è, io so chi c'è dietro, ha detto, ecco. Non lo so, se so, vada dai magistrati, e dico adesso basta queste cose qua. Noi non possiamo, è un paese pieno di problemi. Noi non possiamo passare la notte e il giorno attorno a queste cose qui. Adesso ci pensa la magistratura e tirerà fuori la verità. Le ricordano altri tempi? Se non c'è neanche questo, siamo fatti davvero. Le ricordano altri tempi queste vicende, quando si andava dietro alla giustizia di Berlusconi, o c'è una differenza? Ma no, sono fattispecie, credo, molto differenti. Io credo, l'ho detto tante volte, l'ho detto anche qua, che al di là di possibili reati, che non mi interessa questa cosa, deve guardarci qualcun altro.
Io dico che un pezzo d'opinione pubblica, compreso una parte di quel centrosinistra di cui facevo riferimento, fra le altre cose, oltre ai fatti che non ha gradito, le leggi, le cose, è stata anche sconcertata da ritmi troppo da riti troppo familistici e dall'idea che un sistema di relazioni fatto in pochi chilometri fosse trasferito nel cuore del governo del paese. Senta, questo si può dire, quello credo che dice si Renzi possa dire, che... lo pensa la gente.